bin ey bin ey hab so ye das de yo bu ma sh bo ye bi a bo so ye das yo bu so maybe go ye live bin ey hab so ye das yo bu ma sh bi a bo evron evron me as bullet on evron evron me as bullet on da mi evron Ebron, Ebron,

Eccoci nuovamente giunti a un'altra delle nostre sedute, questa volta per concludere quella precedente, che porta come titolo Israele e la Chiesa nella Bibbia, la Grande Confusione. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici, siamo lieti di essere nuovamente con voi per parlare delle cose grandi del Signore, in particolar modo della sua parola che Egli ha lasciato a tutto il mondo. Affinché chiunque voglia credere in questa benedetta e santa parola possa avere vita eterna. In un solo nome, Cristo Gesù, il Padre, ha mandato il Figlio. Il Figlio è morto, è risorto, è salito su nel cielo e si è posto a sedere alla destra di Dio. I due si sono parlati, il Padre e il Figlio, hanno avuto un dialogo. Questo dialogo ha fatto sì che la terza persona, che è una persona dello Spirito Santo, scendesse sulla terra e cominciasse l'opera sua in primis sui 120. E da allora fino ad oggi ancora prosegue questa, questa opera meravigliosa. Infatti, se fate caso al libro dei fatti degli Apostoli, non ha fine. Già, non ha fine, perché prosegue ancora oggi. I fatti continuano. La Chiesa continua. La Chiesa ancora oggi esiste, fintanto non sarà tolta. Ma questo avverrà, sappiamo che avverrà e sappiamo che la fine è molto vicina. E quindi la Chiesa sta per essere tolta. Una volta che la Chiesa sarà tolta, allora comincerà quello che normalmente nella parola di Dio viene denominato il giorno del Signore, ovvero la grande tribolazione, della durata di sette anni. Alla fine di questi sette anni la Chiesa tornerà nuovamente col Signore per regnare mille anni. Gloria a Dio! Ma oggi ancora la Chiesa c'è, la grazia c'è, la porta è aperta e tutti coloro che desiderano entrare per quella porta, anche se non è molto larga, è molto stretta, è scritto, è angosta, ma tutti hanno la possibilità di poter entrare attraverso un solo nome, il nome di Gesù il Cristo il figliuolo di Dio, nato da una vergine e è stato santo tutta la sua vita, non ha mai commesso un solo peccato, neanche uno, ma egli si è caricato dei nostri peccati, perché tutti noi siamo peccatori e siamo privi della gloria di Dio. Ma grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù e in virtù del suo sacrificio e abbiamo accesso a questa grazia mediante la fede. Gloria a Dio. Ebbene, in questo tempo di grazia ancora abbiamo la possibilità di poter predicare la verità dell'Evangelo. E siamo qui per questo, per parlare della verità dell'Evangelo. E quindi vogliamo, come già detto, lo ripetiamo, portare a conclusione il video precedente che ha come oggetto la, la confusione che viene generata da, da due... Da due unità presenti nella parola di Dio, i due popoli di Dio, uno è la Chiesa e l'altro è Israele. Ora noi consigliamo vivamente di non proseguire la visualizzazione del presente video se non è stato visto il precedente. Questo perché se non, non, non si inizia dal, dal principio, possono nascere delle domande all'ascoltatore che magari queste domande sono state già risposte nel video precedente. Alcuni eh, se, dicono ma com'è possibile che tu dici che Israele è popolo di Dio quando Israele non è salvato? Beh, queste cose sono state appunto trattate nel video precedente. Quindi eh, noi consigliamo con tutto il cuore vivamente di non proseguire la visualizzazione del presente eh, video se non si è visto il video precedente. Bene, gloria a Dio. Ragion per cui, senza indugio e senza preamboli, vogliamo dare inizio alla presente seduta. Gloria a Dio. Un altro passo che destra perplessità da parte del lettore della parola di Dio, specialmente se costui è giovane o mal ammaestrato, si trova in Ezechiele capitolo 37. Prima di entrare nel vivo del, dell'oggetto della presente seduta, vogliamo spendere qualche parola sulla figura di questo servo del Signore, Ezechiele. Chi era Ezechiele? in che contesto storico si trovò a svolgere il suo ministerio Ezechiele, e dove svolse questo suo ministero. Bene, Ezechiele era un figlio di un sacerdote, ragion per cui Ezechiele proveniva dalla tribù di Levi. Era un levita. Noi apprendiamo da Numeri capitolo 4 che i Leviti iniziavano a svolgere il loro ministero nel Tempio all'età di 30 anni. Ora Ezechiele eh, si, si trovava a Gerusalemme quando qualcosa di eh, molto egradante eh, successe, percosse la città di Gerusalemme e non solo. Praticamente ci troviamo nel 586 quando Nabucodonosor riesce a fare una breccia con il suo, da, con, diciamo, grazie all'operato del suo generale Nebuzaradan, e quindi riesce a entrare in Gerusalemme. All'epoca c'era il profeta Geremia, se ricordate bene, quindi Ezechiele era un giovanotto. Gloria a Dio. Ragion per cui. Nabucodonosor eh, riesce a entrare in Gerusalemme e rade al suolo tutta quanta la città, e vi compresse le mura, e ahimè, avviene la fatitica prima distruzione del primo tempio eh, di Gerusalemme, viene completamente rasso al suolo. E così finisce il, il primo tempio in attesa poi del secondo tempio. Gloria a Dio. E quindi praticamente ci fu un grande massacro e quei pochi che rimasero, una parte venne deportata in Babilonia, mentre invece la classe più povera eh, venne lasciata in terra di Israele per coltivare il suolo e altri lavori umili. Gloria a Dio. Ebbene, in questa deportazione... Vi si trovò anche Ezechiele e, come già detto, anche Daniele. Quindi questi due servi del Signore furono gli unici due profeti che svolsero il loro ministero fuori dalla terra di Canaan. Gloria a Dio. Ebbene, questo è il contesto storico in cui ci troviamo nel capitolo 37. Ezechiele si trova in terra straniera. E sta vivendo una situazione molto triste, una situazione di degrado spirituale. Noi sappiamo che Israele, una volta che torna, con Zorobabele e Ageo, insomma, c'è tutta, tutta la storia nella parola di Dio, sappiamo che Israele, quando torna nuovamente eh, finiti i 70 anni di deportazione profetizzati dal profeta Geremia. Eh, la storia ci dice che Israele non fu mai più lo stesso. Praticamente acquisì le brutte abitudini di Babilonia. Tanto per fare un esempio, eh, gli, gli stessi caratteri eh, della scrittura utilizzati dai babilonesi furono presi in prestito dagli ebrei che ancora oggi eh, continuano a utilizzare presero anche i nomi eh, dei mesi, gloria a Dio, infatti i nomi dei mesi sono tutti nomi di dei pagani, babilonesi tra l'altro, gloria a Dio. Ecco perché il Signore nella sua parola ci dice, a noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo, di fuori uscire da Babilonia. Babilonia è confusione spirituale, ovvero quello che ti viene presentato come la verità. Nel nostro caso, la verità del cristianesimo, ma che ha la facciata di, del cristianesimo, ma in verità lì di, di cristianesimo non ha neanche l'ombra, neanche nulla. Si presenta con un nome: io sono cristiano, ma non è cristiano. Come si fa a riconoscere qualcosa che si presenta come cristiano, come la verità, ma che non è la verità? semplicemente andando al fondamento, che è questa, la parola di Dio, la Bibbia, che non vuole essere un libro, ma che è Gesù stesso, in persona. La parola è Gesù, oggi abbiamo un libro, domani avremo Gesù in persona, gloria a Dio. Oggi a causa del peccato non possiamo vedere il Dio tal e qual è, gloria a Dio, tranne delle rivelazioni che spesso noi cristiani abbiamo, ma comunque sono sempre shekinah, cioè la shekinah è l'apparizione la eh, del Signore, dell'Eterno Dio, al credente in modo tale che la sua carne, vedendo Dio, non muoia. Quindi è una apparizione molto limitata, ma un domani lo vedremo tal e come egli è, gloria a Dio, e regneremo con lui per l'eternità. Bene, ma adesso siamo qui, è l'era della grazia. La Chiesa, come già detto, è ancora qui presente eh, sulla terra e siamo qui per parlare di questa storia. Ebbene, noi eh, tratteremo questa, questa, questa storia sita in appunto, Ezechiele 37. Ora, prima di entrare nel vivo del, eh, della, della seduta, vogliamo illustrare brevemente questo capitolo e poi una volta illustrato allora procederemo con la lettura e man mano che leggeremo commenteremo. Il fatto è il seguente, nel verso 1 leggiamo che la mano del Signore fu sopra di me, quindi sopra Ezechiele. E il Signore lo menò fuori in spirito e lo posò in mezzo a una campagna la quale era piena di ossa. Ci troviamo davanti al famosissimo capitolo delle ossa secche e quindi il Signore lo porta davanti queste ossa secche che erano innumerevoli e la scrittura precisa che erano molto secche e il Signore gli volge una domanda al profeta e gli dice, Ezechiele, queste ossa possono rivivere? Ezechiele rimane, come dire, Rimane sorpreso eh, da questa domanda, tant'è che non risponde nettamente. Rimane nel vago, Signore, tu lo sai. Poco come Giovanni quando salì su nel cielo per ricevere la rivelazione, appunto, l'Apocalisse, rispose alla stessa maniera. Chi sono costoro? Gli fu chiesto: Signore, tu lo sai. <ride> Gloria a Dio! Ebbene, e qui è, diciamo una situazione analoga, a gloria a Dio. E allora eh, il Signore gli dice, profetizza. Ah, bene, bene, come dire hai poca fede? Eh? Bene, allora aziona, profetizza. E gli dice quello che appunto avrebbe dovuto profetizzare, poi vedremo. Praticamente notiamo che a un certo punto, in base alla parola del Signore, pronunciata attraverso il suo servo, vero è che fu Ezechiele a parlare, ma la parola non era di Ezechiele, la parola era di Adonai Elohim, gloria a Dio, Kadosh Baruchhu, il Signore eterno, il Dio Santo Santissimo, che appunto ancora oggi continua a parlare nella sua parola. Benedetto è il nome del Signore. E quindi Ezechiele profetizza e a un certo punto vediamo come queste ossa fanno un gran rumore, e si cominciano a unire le une con le altre e è importante notare che a un certo punto si comincia a formare della carne intorno di, di queste e i, i muscoli vengono ricreati e vengono messe tutte quante in piedi. Solo allora, allora il Signore dice allo Spirito di entrare in quelle ossa. Tutto questo è molto importante. Attenzione, qui c'è una certa cronologia che dobbiamo tenere presente. Il Signore gli dice allo Spirito di entrare e di prendere, eh, queste, di prendere possesso appunto di questi corpi. A quel punto nasce la vita. Solo a quel punto. Ebbene, eh, non è raro eh, ascoltare eh, da parte dei nati di nuovo, quindi della Chiesa, che questo passo mh, si riferisce anche alla Chiesa. In particolar modo eh, si sente dire quando un credente che è già nato di nuovo è già nato di nuovo si attribuisce eh, in un qual in, in un qual modo eh, si attribuisce questo passo, benedetto il nome del Signore, quando invece qui proprio la Chiesa non c'entra un bel niente, anzi anzi sarebbe un'aberrazione eh, un da parte di chiunque, se è nato di nuovo, attribuirsi questo, questo passo biblico. Bene, e, e siamo qui per, per dimostrarlo alla luce di tutto il contesto, sia del, del passo, quindi il contesto immediato, che nel contesto generale, quindi il contesto di tutto quanto il libro e tutta quanta la parola di Dio che va dalla Genesi alla Apocalisse. Bene, detto questo, adesso possiamo passare alla lettura di tutto quanto il capitolo, e come già detto, man mano che leggeremo, spenderemo qualche parola per commentare. Gloria a Dio! Pertanto cominciamo a leggere dal verso numero 1 di Ezechiele, capitolo 37 e come sempre leggiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Dice così la parola del Signore: La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi menò fuori in spirito e mi posò in mezzo di una campagna la quale era piena di ossa. Dobbiamo capire che quando è il Signore a portare avanti un'opera c'è la rivelazione del Signore, il Signore rivela sempre. Noi non impariamo dalla parola di Dio perché siamo bravi, perché studiamo, ma piuttosto perché Egli, attraverso la nostra ovviamente disposizione, c'è cioè una certa collaborazione tra noi e il Signore, questo per volere di Dio. Egli ci rivela, quindi si tratta di rivelazione, gloria a Dio. La parola di Dio è tutta una rivelazione, la fede è una rivelazione. Gloria a Dio. Verso numero 2. E mi fece passare presso di esse. Attorno, attorno, ed ecco erano in grandissimo numero. Sopra la campagna, ed ecco erano molto secchi. Cioè, umanamente parlando, non c'è nulla da fare. Quando... Non c'è più nulla da fare in una situazione, è il momento di invocare il nome del Signore. Non perché prima non lo dobbiamo fare, ma a maggior ragione quando ormai tutto è perduto, quando una, una via non vi è nel deserto. E invece il Signore è potente di creare anche nel deserto una via. Come dice il Cantico, Dio aprirà una via laddove sembra non vi sia. Gloria a Dio. Poi leggiamo nel verso 3. E mi disse, figlio al duomo, potrebbero queste ossa rivivere? Come dire, a che punto si trova la tua fede? Credi che io sono il Dio del cielo e della terra, il creatore del cielo e della terra, che con la mia parola, dice il Signore, ho creato tutto? Credi tu questo? In pratica, sta testando la sua fede, sapete? Il Signore testa sempre la nostra fede. Il Signore prova gli spiriti. Il Signore prova i Suoi figli. Attenzione, prova, non tenta. Tentare significa cercare di far cadere. Dio non è venuto per cercare di farci cadere, piuttosto per cercare di farci, di farci alzare dalla nostra caduta, dalle nostre cadute. È tutto il contrario. E in questo ci prova, vuole vedere se noi Lo amiamo, se Gli siamo fedeli. Gloria a Dio. E quindi testa la sua fede. E notiamo che il profeta rimane, come già detto, appunto, in bilico e risponde: Signore, tu lo sai. <ride> era, era un profeta, era un levita, era figlio di sacerdoti, eppure la sua fede bisognava ancora lavorarci, il Signore ci doveva lavorare come deve lavorare in ognuno di noi. Tutti noi dobbiamo fortificarci, soprattutto nella fede. Tutto nasce dalla fede. Noi accediamo alla grazia, che è una grazia, è un dono, non si può acquistare. Come? Attraverso la fede. Tutto posta sulla fede. La fede è Gesù, la fede è conoscenza, conoscere, comprendere. La fede è anche ragione. Non è vero che la fede cieca, come cieca? Io per la fede comprendo eh, che è anche per la ragione che la fede porta poi a ragionare che il mondo non si è potuto creare da solo, che vi deve essere un'intelligenza dietro. Questa è ragione. Insomma, il discorso della fede è molto ampio, è lunghissimo e ci vogliono molti decenni per eh, cominciare a entrare nelle sue profondità, gloria a Dio. E quindi per il Signore è molto importante il discorso fede, santo, santo, santo. Nel verso 4 comincia il Signore a parlare e da adesso in poi si apre un mondo davanti a noi, perché questo capitolo è un capitolo profetico. E quindi è un capitolo soprattutto che tratta di escatologia, cioè la profezia del tempo della fine, quindi dei nostri giorni. Gloria a Dio. Quindi parleremo anche un po' dei nostri giorni e di quello che sta per succedere davanti ai nostri occhi e di quello che ci aspetta nei prossimi giorni. Quindi eh, vi preghiamo di prestare la massima attenzione e di seguire. Seguiteci, gloria a Dio. Capitolo 37, verso numero 4. Dice il Signore, ed egli mi disse, profetizza sopra queste ossa, e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così ha detto il Signore, il Dio, a queste ossa, ecco io fo entrare in voi lo Spirito. Poi, attenzione. Perché è vero che, è che in questo momento troviamo prima la parola Dio fa entrare lo Spirito, ma poi Dio riprende il discorso e capovolge la situazione. Adesso spieghiamo meglio. E voi, dice, riviverete. Poi dice il Signore, io metterò sopra voi dei nervi. Ecco qui che il Signore riprende il discorso e lo rinizia da capo. Quindi da questo momento in poi nasce una certa cronologia che abbiamo menzionato poc'anzi. E quindi dice: Il Signore fa nascere prima dei nervi intorno alle ossa, poi dice: Farò venire sopra di voi della carne, e poi dice: E vi ricoprirò di pelle. E solamente dopo aver fatto tutto questo si legge poi. Allora metterò lo Spirito in voi e riviverete e rivivendo conoscerete che io sono il Signore. Gloria a Dio. Ebbene, qui c'è una grande profezia che eh, si sta compiendo oggigiorno davanti ai nostri occhi. Intanto noi vediamo che la vita nasce unicamente che da Dio. Se ricordate bene, quando Dio creò Adamo fece la stessa cosa. Egli creò Adamo dalla polvere, gloria a Dio, e Adamo aveva un corpo così come lo abbiamo noi, ovvero, magari il suo non era proprio così, era innanzitutto, era assolutamente perfetto, gloria a Dio, mentre noi siamo pieni di acciacchi e quant'altro, questo a causa del peccato. Ma Adamo tutto questo non ce l'aveva, era veramente perfetto. Ma nonostante Dio avesse creato un corpo bello, perfetto, eccetera, eccetera, eppure non vi era vita in questo corpo. La vita venne solamente quando il Dio soffiò su Adamo lo spirito vitale. E allora lo spirito diede la vita. E così troviamo scritto qui, ritroviamo appunto la stessa situazione. Che come già detto, attenzione, perché qui non c'è solamente un discorso materiale, ma vi è un discorso spirituale. E adesso cominceremo a entrare nel vivo di, questo, di questa grande realtà, di questa grande rivelazione. Gloria a Dio. Nel verso 7, leggiamo: E io profetizzai. Alla fine si fece avanti il, il profeta, che prima era titubante, e diceva: Io non lo so, Signore, se possono rivivere. Ma qui troviamo che il profeta prende coraggio, profetizza e dice: Io profetizzai come mi era stato comandato. E come io profetizzavo, si fece un suono ed ecco un terremoto. In poche parole, quando il credente vive la parola di Dio, la mette in pratica, qualcosa succede, gloria a Dio, qualcosa deve succedere, soprattutto dentro di noi. Qualcosa deve cambiare, qualcosa deve nascere di nuovo. E infatti noi siamo nati di nuovo. Gloria a Dio. E quindi si fece un grande, eh, no, si fece un terremoto, non un grande, dice un terremoto. E le ossa si accostarono, ciascun osso al suo. Già, Dio è ordine. Gloria a Dio. Ed io riguardai, ed ecco sopra quelle vennero dei nervi. E della carne e furono ricoperte di sopra di pelle, ma non vi era ancora spirito in alcuno di loro. Ebbene, il Signore precisa che l'unico che può dare la vita è Gesù: ovvero, se tu sei un uomo, che, uomo donna non ha importanza in modo generale, un uomo, sei un essere umano, hai, hai della carne, parli cammini in questo mondo, ma se non è lo spirito di Dio, se non sei nato di nuovo, non sei vivo. Facciamo attenzione, è importante questo. Nella scrittura troviamo una grande rivelazione in un po' tutto il canone biblico in particolare, vi forniamo un verso, prima Giovanni 5:12, è scritto che chi ha Gesù ha la vita e chi non ha Gesù non ha la vita. Molti dicono, ah, io credo, e la Bibbia risponde, in Giacomo anche i demoni credono, ma non per questo sono salvati, con questo non, non stiamo diminuendo l'azione del credere, noi dobbiamo credere, ma il credere porta a nascere di nuovo, cioè a vivere l'Evangelo di Gesù Cristo. Se uno dice io credo in Dio e poi non vive l'Evangelo di Gesù Cristo, sei morto. E non lo diciamo noi, lo dice la parola di Dio e con Dio non si gioca, perché Dio è amore ma è anche un fuoco e un fuoco consumante. Gloria a Dio. Prosegue nel verso numero 9 e ci dice la scrittura e il Signore mi disse, profetizza allo Spirito, profetizza figliuolo d'uomo e di allo Spirito, così ha detto il Signore, il Dio, vieni o Spirito dai quattro venti. Già, vieni dai quattro venti. Cosa significa dai quattro venti? Significa molte cose. Uno di questi significati è che lo Spirito di Dio è ovunque. Non è solamente a nord o a sud, o ponente, settentrione, occidente, eccetera. No, lo Spirito di Dio è nei quattro venti, nei quattro punti cardinali. Nord, sud. Ovest, est, ecco qui una sorta di croce. Dai quattro venti, gloria a Dio: copre tutto, raggiunge tutto, è ovunque. Dove me ne andrò? Lontano da te, dove fuggirò? Se vado su nel cielo, ivi sei tu. Se vado nelle profondità delle acque, ivi sei tu. Giona voleva andarsene. Dove vai, Giona? Dove vai? Si voleva imbarcare, voleva fuggire, voleva fare di testa sua voleva servire al Signore, a me, ma a modo suo, e non come dice la parola di Dio. E il Signore lo prese e gli disse, vieni qua, Giona, perché io ho una, una missione per te. E Giona si pentì, attenzione, Giona si pentì perché confessò il suo peccato e fece in modo tale che quelli che erano nella, nella nave insieme a lui non si, non si perdessero, perché il, il pastore vero, il servo vero, non fa cadere nella disgrazia il suo prossimo, confessò il suo peccato e disse gettatemi nell'acqua. Gloria a Dio, non si può fuggire da Dio. Se Giona non avesse confessato il suo peccato e non si fosse pentito, a proposito Dio lo castigò, perché si pentì? Se non si fosse pentito, attenzione, se non si fosse pentito, eh, probabilmente eh, sarebbe saltato tutto quanto il suo eh, ministero. Gloria a Dio. Infatti troviamo che Giona fece solamente tra l'altro una profezia, almeno così ci viene riportato nella Santissima Parola del Signore. E quindi profetizza e di allo Spirito: Vieni dai quattro venti, lo Spirito è ovunque, gloria a Dio. E soffia, già soffia. Perché è vero è che lo Spirito Santo è ovunque, ma se lo Spirito Santo non opera non c'è niente da fare. In vano si affaticano gli edificatori. Se l'edificatore non edifica la casa, dirà altrove il Signore nella sua parola. Soffia, opera, invochiamo l'opera dello Spirito Santo, invochiamo l'opera del Signore nella nostra vita. Cerchiamo il Signore. Dov'è il Signore? Intanto è ovunque, quindi è anche qui. Gloria a Dio. E poi chiediamo al Signore che operi. Soffia in questi uccisi. Già, Dio è venuto per salvare ciò che era morto, ciò che era perito, come noi che eravamo periti nei nostri fagli e nei nostri misfatti, gloria a Dio. Ma poi lo Spirito Santo soffiò sui 120 ed essi cominciarono a profetizzare. Profetizzare significa... Soprattutto il fondamento del termine profetizzare che sfugge purtroppo a molti è insegnare, predicare la parola di Dio. Nel Nuovo Testamento, quando leggiamo profetizzare soprattutto al 90% nelle, nelle lingue originali, noi dobbiamo capire che queste sono traduzioni, ma nelle lingue originali, nel greco antico e non solo, profetizzare. Significa predicare la parola di Dio. Infatti i, i profeti ricevevano la parola e la dicevano, gloria a Dio, oggi non dobbiamo più ricevere nulla di nuovo, ma semplicemente dobbiamo ricevere quello che già ci è stato dato nella sua parola, perché va rivelata questa parola, se no la possiamo leggere in tutte le lingue, anche nei testi originali, se non ci viene rivelata, quanti dicono Gesù non è Dio? O quanti dicono non c'è Trinità? Perché lo dicono? Perché non vi è in loro rivelazione. Sono apostati e vanno in perdizione. Gloria a Dio. Quindi dobbiamo ricevere questa rivelazione. Ecco, stiamo, stiamo esaminando, anche se in modo prammatico, verso dopo verso. E Stiamo anche apprendendo alcune verità spirituali che ci possono servire eh, nella nostra, nelle nostre vicissitudini quotidiane nel portare avanti una uh, vita cristiana, gloria a Dio, santo è il nome dell'Eterno. E io profetizzai, come egli mi aveva comandato, siamo nel verso 10, e lo Spirito entrò in essi, in essi. Chi? In essi. Ma chi? Chi sono costoro? È questa la domanda del milione. Perdere di vista questa domanda significa naufragare in quello che è l'esegesi biblica del presente passo. E quindi teniamo in mente questa domanda e l'eventuale risposta che lo stesso passo ci fornisce. Non dimentichiamo che il miglior commentario biblico al mondo è la Bibbia, gloria a Dio. E ritornarono in vita già. Come già detto, quando lo Spirito Santo entra, quando lo Spirito di Dio entra, entra la vita, entra la gioia, entra la pace. Si comincia a dormire di nuovo. Come dormire di nuovo? Sì, quanti prima di conoscere Cristo non riuscivano a chiudere occhio? Io ero uno di quelli. Non riuscivano a chiudere occhio notti, anni di nottate insonnie, senza riuscire a chiudere occhio con la paura. La paura di quello che ci poteva essere in quel buio tremendo e soffocante. Ma quando lo spirito entra la paura va via, la luce viene, la pace viene, il sonno è fluido e tranquillo. Gloria a Dio. La mattina ti svegli e lodi Dio, preghi Dio, ringrazi Dio. Quando lo spirito viene, viene la libertà, perché voi siete stati chiamati a libertà. No, libertà di fare quello che ci pare, di vivere nel peccato. Libertà di essere re e sacerdoti. Re, certo, re, ma non sugli altri, su noi stessi, sui nostri istinti, sulle nostre arrabbiature, sulla mancanza di autocontrollo, sul fatto che qualunque cosa ci venga fatto ci dobbiamo vendicare. Sul fatto che molti hanno addirittura la tendenza satanica a far del male agli altri, a fare dei dispetti, qualunque cosa, anche un piccolo dispetto, lo devono fare. Queste sono possessioni. Non sei libero, gloria a Dio. Ma Dio ci ha chiamati a libertà, liberi. E voi sarete liberi perché conoscerete la verità. Già, conoscere la verità ci fa liberi se viviamo la verità. E quindi, gloria a Dio. Essi ritornarono in vita e si rizzarono in piedi, come avevamo detto prima. Poi a un certo punto il Signore ricrea tutto e li rialza in piedi. Gloria a Dio, Santo è il nome del Signore. Infatti, quando lo Spirito entra, entra la vita e automaticamente si sta in piedi. Prima che lo Spirito entra, non si può stare in piedi, non si può essere vivi. Gloria a Dio. Solo quando lo spirito entrò si alzarono in piedi, si alzarono in piedi ed erano un grandissimo esercito. Erano chi? Chi sono costoro? La Chiesa? No, non è la Chiesa. Concedetecelo: qui della Chiesa non c'è neanche l'ombra. E come già detto, lo ripetiamo: attribuire questo passo alla Chiesa di Gesù Cristo è un'aberrazione. È una bestemmia, poi lo dimostreremo perché nel verso 11 prosegue: dice: Ed egli mi disse: Figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Che ve ne pare, chi sono queste ossa? La Chiesa di Gesù Cristo. No, assolutamente. È un'aberrazione queste ossa sono la casa di Israele. Qui la Chiesa, come già detto, lo ripetiamo, non c'entra assolutamente nulla. Ragion per cui questo è il popolo di Dio. Ora, entriamo subito a gamba tesa nel vivo della presenza seduta. Vogliamo subito dire che questa profezia sta parlando della restaurazione del popolo di Israele che alla fine dei tempi si sarebbe convertito e è quello che noi stiamo vedendo a un certo punto noi sappiamo che Israele era cessato di, di esistere come come nazione perché nel 70 d.C. Israele verrà deportato quindi verrà espatriato per mano dei romani nel 70 d.C verrà sparpagliato poi questo lo vedremo più avanti proseguendo la lettura adesso siamo arrivati al verso numero 11 e quindi verrà sparpagliato questo in virtù anche al fatto che il Messia è venuto il loro Messia è venuto Gesù è venuto quindi è venuta la vita loro non hanno accettato la vita e quindi sono morti Ecco qui che troviamo un popolo di Israele assolutamente morto. Non vi è vita in loro, vi sono solo ossa e non solo sono ossa, ma sono molto secche, molto secche. E allora il Signore qui gli dice a Ezechiele, profetizza che anche se loro hanno rifiutato la vita, anche se loro sono non altro che ossa e molto secche, loro... Rivivranno nuovamente perché la parola del Signore così lo ha determinato. Gloria a Dio! E il Signore manda lo Spirito dentro il cuore di Israele, dentro ogni persona, ogni anima vivente di Israele per farli rivivere. Gloria a Dio! Ebbene, questo sta accadendo sotto ai nostri occhi. Nel 1948 Israele viene ricreato come nazione, tornano nella terra di Canaan, gloria a Dio, e diventano una nazione, gloria a Dio. La carne si attacca a loro, le, eh, i muscoli vengono ricreati, gloria a Dio, li vediamo che stanno lì, che camminano, anche se si cammina solo quando, eh, quando si ha lo spirito, come abbiamo letto, ma adesso stanno camminando, eh, ma non sono vivi. Non sono vivi, perché il corpo si è stato riformato, le ossa, come dire, eh, si sono unite tutte quante insieme, perché prima erano tutte sparpagliate, chi era a destra, chi era a sinistra, a causa della diaspora, ma adesso si sono tutti quanti riuniti. Si sono formati come nazione, hanno della carne addosso, hanno dei muscoli addosso, ma non hanno la vita, perché Gesù non è dentro di loro perché il Messia non è in loro e quindi non vi è vita. E quindi questa prima parte della profezia si è adempiuta. Gloria a Dio, ma manca la seconda parte della profezia, quando Israele sarà restaurato, come dice Romani capitolo 11, che Israele sarà restaurato. Gloria a Dio. Bene, ora vogliamo dire subito che a noi ci piace fare anche l'avvocato eh, della controparte. Cioè, di colui che vuole mettere sempre il bastone fra le ruote, e vuol dire che, beh, che tutto questo non è vero, e cioè che il passo che stiamo trattando, eh, si riferisce a un episodio già accaduto e che nulla ha a che vedere con i tempi della fine. Mm. Bene. Questo in virtù del fatto appunto che. Ezechiele si trovava in terra straniera, quindi in terra di Babilonia, gloria a Dio, e Israele si trovava in deportazione. E quindi Israele sarebbe ritornato in terra di Canaan, e quindi qui praticamente il passo si riferisce a quel periodo storico e non al periodo storico eh, degli ultimi giorni, quindi dei nostri giorni. Come vedete, a noi ci piace metterci anche da parte dell'oppositore della verità. Eh, per poter illustrare così meglio eh, la parola di Dio. E noi rispondiamo, è eh, vero e falso. E adesso andiamo, come diciamo sempre noi, si può dire qualunque cosa, l'importante è che poi dimostri quello che, dice, quello che dici. Gloria a Dio. Bene, la, eh, come dire, dimostrare che questo passo eh, si riferisce agli ultimi giorni è molto facile. Tanto per cominciare, anche se una profezia trova una sua applicazione immediata, quindi in quel tempo, questo non significa che quella sua applicazione non va oltre. Infatti tutti colore, tutti i coloro che trattano escatologia, profezie, eccetera, eh, che sono di sana dottrina ovviamente, non stiamo parlando degli apostati, quelli di... Sana dottrina, tutti quanti, i dottori della legge, insomma, eccetera, sanno perfettamente che una profezia trova quasi sempre una doppia azione, se non tripla e se non quattrupla, nel tempo. Quasi sempre. Quindi, quello che è per quel momento, quello che viene profetizzato in quel momento, vale anche per il futuro. Questo nasce anche da un principio biblico. Che si trova in eh, Ecclesiaste capitolo 1 verso 9, e Ecclesiaste capitolo, a memoria, capitolo 3 verso 15. Se noi leggiamo Ecclesiaste 1 9 ed Ecclesiaste 3 15, leggiamo che la storia si ripete. E che le cose di ieri sono quelle di oggi, e le cose di oggi sono quelle di domani. Quindi ecco perché la scrittura. Quando eh, ci rivela una profezia, noi, eh, noi molto spesso accade che quella profezia trova eh, due, due adempimenti storici, uno immediato e uno futuro. Soprattutto molto spesso accade per quanto riguarda la fine dei tempi. Quindi, questo è un principio biblico che tutti coloro che trattano le profezie, che studiano la parola di Dio, perché un conto è leggerla 20-30 volte. È un conto è studiarla per decenni, sono cose completamente diverse, alla luce anche dei testi sacri, dei testi originali. Insomma, ciò richiede molto impegno. Gloria a Dio. E non basta leggerla. Gloria a Dio. Leggerla è sufficiente per avere una, una vita cristiana, per predicare agli altri che Gesù è il vero Dio. Gloria a Dio. Ma poi, quando dobbiamo andare a insegnare la parola di Dio, non si tratta più di leggere, ma di studiare. Infatti, i cinque ministeri che si trovano in Efesini sono tutti e cinque legati alla parola di Dio. Gloria a Dio. Quindi, non siamo tutti obbligati a studiare la parola di Dio, siamo tutti obbligati a leggere e conoscere la parola di Dio per poterla vivere e anche predicarla nel nostro intorno. Ma coloro che svolgono un ministero, un ministero, uno di quei cinque ministeri, noi, voi, sì, siete, siamo obbligati a studiarla. Altrimenti, se non c'è questa passione, non c'è neanche il ministero. <ride> Gloria a Dio. Bene, piccola parentesi, noi ogni tanto apriamo qualche, qualche piccola parentesi. Ragion per cui la storia, la storia si ripete, si ripete sempre. Quindi, già con questo principio con questo principio biblico possiamo determinare che questa profezia può tranquillamente riguardare sia un primo momento storico che un eh, che il momento storico del tempo della fine se così è se così è si dovrebbe appunto eh, concretizzare quello che abbiamo già detto che si è concretizzato e cioè che Israele proprio davanti ai nostri occhi, nel 1948, sta di fatto che era disperso, come leggeremo poi proseguendo la lettura, era disperso dai quattro canti della terra ed è stato raggruppato ed è diventata una nazione, è stato costituito appunto come, come nazione vera e propria nuovamente, ma in lui non vi è vita, perché loro infatti non riconoscono Gesù. Come personale salvatore, tranne veramente eh, pochissimi, eh, poche, poche persone, anche se ultimamente c'è un certo piccolo risveglio anche nel rabbinato, ma la maggior parte, molti di, di loro tacciono. Basti guardare quello che è successo con il Rav Caduri, gloria a Dio. E quindi, eh, se così è, eh, eh, è così perché eh, praticamente abbiamo appena visto che ciò si è concretizzato. Ma poi non solo c'è questo principio che dimostra che questo passo riguarda anche la fine dei tempi. Lo dice il, come dire, tutto il contesto generale del capitolo, che per comprenderlo bisogna appunto leggerlo tutto quanto attentamente. E noi vogliamo fare proprio questo, vogliamo continuare a leggerlo, quindi eravamo giunti al verso numero 11, gloria a Dio, quando dice, appunto presenta le ossa e dice il Signore chi sono costoro, ovvero la casa di Israele, e quindi ricordiamo la Chiesa qui non c'entra nulla. Quindi verso 11, il Signore dice la casa di Israele, poi prosegue nella metà del verso 11 e dice, ecco essi dicono. Le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è perita, e quant'è a noi siamo sterminati, perciò profetizza di loro, così ha detto il Signore Dio, ecco: io apro i vostri sepolcri, Gloria a Dio, e vi trarrò fuori dalle vostre sepolture, o popolo mio, lo chiama suo popolo. Notate bene anche nel capitolo 38 parlando di Gog e Magog, che noi sappiamo tutti che Gog e Magog è la fine dei tempi, lì proprio non c'è ombra di dubbio, eppure eh, riferendosi a Israele, il Signore lo chiama popolo mio. E quindi non si capisce come mai alcuni non riconoscono Israele come popolo di Dio, che come detto nel video precedente, Israele è popolo di Dio insieme alla Chiesa, due sono i popoli, due sono i testimoni. Gloria a Dio. Ora il fatto che Israele sia popolo di Dio ciò non implica la salvezza, perché per essere salvati bisogna avere Gesù, no? E infatti chi ha Gesù ha la vita, chi non ha Gesù non ha la vita. Israele ancora oggi non ha questo spirito, non ha Gesù, non ha la vita, quindi è popolo di Dio, ma non è salvato. Gloria a Dio, ma lo sarà. Ma oggi non è salvato, ma questa è un'altra storia. Ad ogni modo, anche se non è salvato, ha delle promesse fatte che sono state appunto eh, fatte direttamente da Adonai Elohim e saranno mantenute perché furono fatte ai loro antenati Abramo, Isacco, Giacobbe. Gloria a Dio. E dice: O popolo mio, vi ricondurrò nel paese di Israele. La storia si ripete sempre. Come vi fu una deportazione una prima volta nel 586, ve ne erano state anche altre. Così vi fu una deportazione una seconda volta, quella fu determinante, quella di due giorni, come scritto in Osea, gloria a Dio quindi duemila anni, è durata esattamente due giorni, Pietro dirà che un giorno per il Signore sono come mille anni. E questo è iniziato nel 70 d.C. E come ritornarono, gloria a Dio con Zorobabele, con Ageo, eh, con Zaccaria, gloria a Dio e ricostruirono il secondo tempio così nel 1948 ritornarono in Israele e oggi si stanno preparando per costruire non più il secondo tempio perché quello anche è cessato ma il terzo tempio di Gerusalemme chi segue i nostri video sa perfettamente come questo si sta concretizzando e come ormai tutto è pronto noi abbiamo fatto dei video dove parliamo abbondantemente di queste cose mostriamo anche dei video dei mass media internazionali e anche ebrei dove fanno vedere che ormai praticamente tutto è pronto per quanto riguarda la ricostruzione del terzo tempio dimostrandoci così che siamo alla fine dei tempi, gloria a Dio, e che manca solamente il nulla ostal del Knesset, quindi del Parlamento israeliano. E quindi vi ricondurrò nel paese di Israele e voi conoscerete che io sono il Signore. Quando avrò aperti i vostri sepolcri e vi avrò tratti fuori delle vostre sepolture, o popol mio, lo ripete due volte, quando la scrittura ripete, poni mente, o popolo. e metterò lo spirito mio in voi e voi ritornerete in vita, e questa ancora non si è, hm? non si è compiuto, gloria a Dio, ma si compirà. Questo purtroppo durante la grande tribolazione, quando la chiesa non sarà presente sulla terra, come ce lo dimostra chiaramente, nettamente l'Apocalisse. E vi poserò sopra la vostra terra, ecco qui di nuovo che ripete per la terza volta. E voi conoscerete che io il Signore ho parlato e che altresì ho messa la cosa ad effetto, dice il Signore. Poi la parola del Signore mi fu indirizzata dicendo Figlio d'uomo, prenditi ancora un pezzo di legno. Ecco qui. Da questo momento in poi dobbiamo iniziare a prestare attenzione perché qui ci dice ci dà la data della profezia. Qui riceviamo la data della profezia, ma ahimè dobbiamo porre mente attenzione, gloria a Dio. Ascoltate bene. Prendi un pezzo di legno, scrivi su di esso ciò che è scritto, è scritto, si dice carta canta, carta, verbo volat, così diciamo nel lavoro normalmente. Scrivi, ecco perché il Signore ci ha lasciato una carta scritta, come dire ma io ho sognato che questa cosa, io ho avuto una rivelazione, ho visto un angelo nel cielo che mi ha detto fonda una chiesa con questa dottrina, quel che è scritto è scritto, gloria a Dio. Se ricevi una rivelazione, se vedi un angelo che ti predica un Vangelo diverso, o un sogno che ti dà una, una rivelazione diversa, quella già data dalla Sacra Scrittura, sia esso anatema, cioè maledetto, separato da Dio. Scrivi quel che è scritto, è scritto per Giuda e per i figli di Israele, suoi congiunti. Poi prenditi un altro pezzo di legno. E scrivi su di esso, per Giuseppe, quindi il regno del nord, il legno di Efraim e di tutta la casa di Israele, suoi congiunti, poi accostali l'uno all'altro come se non fossero che un sol pezzo di legno e siano così congiunti nella tua mano. Già qui, in questi, in questi pochi versi, abbiamo ricevuto la data della profezia. Ovviamente il lettore eh, neofita della parola di Dio ha bisogno eh, di una buona spiegazione, ma per capirlo ancora meglio basta continuare a leggere e conoscere un pochettino la storia e allora si capisce veramente con molta facilità. E quindi noi faremo questo, continueremo a leggere, gloria a Dio. Verso 18. E quando i figliuoli del tuo popolo ti diranno, Non ci dichiarerai tu che cosa eh, vuoi dire per queste cose, di loro, Così ha detto il Signore, Idio: Ecco, io prendo il pezzo di legno di Giuseppe, che è in mano di Efraim e quelle delle tribù di Israele, sue congiunte, e lo metterò sopra di questo cioè sopra il pezzo di legno di Giuda, e ne farò un medesimo pezzo di legno. E saranno una stessa cosa nella mia mano. Tieni dunque quei due pezzi di legno sopra i quali avrai scritto nella tua mano, nel loro cospetto e di loro. Così ha detto il Signore Dio, cioè Adonai Elohim. Ecco, io ritrarrò i figlioli d'Israele di mezzo alle genti. Dove sono andati? Questo è avvenuto nel 70 d.C. E li raccoglierò di ogni intorno e li ricondurrò nella loro terra. E, ecco qui la data, ne farò una medesima nazione nella terra, nei monti di Israele, e un solo re. Sarà lor re a tutti e non saranno più due nazioni e non saranno più divisi in due regni. Ecco qui che la Scrittura sta mettendo nero su bianco che è una profezia che riguarda gli ultimi tempi. Perché chiunque conosce la parola di Dio e la Bibbia, cioè la parola di Dio e la Bibbia, chiunque conosce la parola di Dio, quindi la Bibbia, Chiunque conosce la storia della, eh, della parola di Dio, del popolo di Israele, sa perfettamente che in tutta la storia di Israele, dal momento in cui eh, vi fu la separazione, la divisione sotto Roboamo e Geroboamo, infatti il primo re di Israele fu eh, Saul e il secondo re fu Re Davide. E il terzo fu il Re Salomone, morto Salomone, appunto, eh, c'è una divisione e si crea il regno del nord con il regno del sud. E ci sono due re, Geroboamo per il regno del nord e Roboamo per il regno del sud, o il regno di Giuda. Gloria a Dio. Da quel momento in Israele vi furono sempre eh, o, o due re, o comunque una grande separazione tra nord e sud, anche ai tempi di Gesù. Il Signore era completamente divisa, tant'è che eh, il Signore venne grandemente criticato perché andava a, a Samaria. E gli ebrei allora non passavano per Samaria, assolutamente, gloria a Dio, vi era questa questa divisione, tant'è che Gesù non era neanche ben visto perché pensavano che fosse Galileo. Invece Gesù non era Galileo, era cresciuto in Galilea, ma lui non era di Galilea. Lui era di Betlemme, gloria a Dio, alleluia. E quindi eh, questa divisione vi è sempre stata fino alla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. È sempre stato diviso. L'unico periodo storico quando Gerusalemme eh, nasce nuovamente come nazione e viene unita come nazione e non vi sono più due regni, non vi è più una divisione, non vi sono più due re è il nostro periodo. Nel 1948 quando Israele nasce nuovamente, non nasce come due regni, non è più divisa, neanche nella loro mentalità, tant'è che chiunque segue il come dire il giudaismo, chiunque conosce il giudaismo è una buona parte di questo Soprattutto il mondo sefardita insegna che non, non bisogna neanche troppo porre l'attenzione sui sefarditi, sugli Aschenasi, insomma su tutti diciamo, eh, i vari movimenti del, del giudaismo, in quanto si è tutti quanti ebrei, si è tutti quanti. E si deve essere tutti quanti eh, giudei, e quindi non vi è più questa distinzione, questa divisione, e non vi sono più due re, vi è solo un re, cioè un presidente, un primo ministro che attualmente è Benjamin Netanyahu. Gloria a Dio. E quindi questa profezia si è perfettamente adempiuta, dimostrando così e datando così questa profezia. Gloria a Dio. Quindi questa profezia si, si sta perfettamente adempiendo sotto ai nostri occhi. E non vi è ombra di dubbio, solamente chi veramente è davanti agli occhi a due, a Roma diciamo, due prosciutti, eh, scusate il, te il termine, è un modo romano di, di esprimere qualcuno che proprio non vuole vedere la verità, gloria a Dio, e quindi eh, eh, non c'è niente da fare, il Signore ha detto non c'è per eh, sordo di chi non vuole ascoltare, e allo stesso modo non c'è peggior eh, cieco di chi non vuol vedere gloria a Dio. E quindi la profezia si sta, di, diciamo si sta perché vero è che Israele è tornato, le ossa sono su, sugli ebrei, i, 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 i nervi, i muscoli si sono formati, ca camminano, gloria a Dio, ma non hanno vita, non hanno Gesù. Gloria a Dio, sono popolo di Dio, ma gli manca la cosa più importante. La vita di Dio, che è tanto semplice acquistarla. Per acquistare la vita di Dio, intanto non bisogna pagare. Venite, direi in Isaia, venite e comprate, ma senza denaro. Comprate. Come si fa a comprare? Basta credere, basta accettare questo dono e questa grazia. Gesù non è lontano, Gesù è vicino. Abbiamo detto che lo Spirito di Dio è nei quattro venti, è ovunque, vicino, è anche qui, gloria a Dio. Ebbene, questa è la, è la profezia. Ma già che ci siamo, vogliamo eh, proseguire ormai eh, la lettura fino a conclusione, eh, rimangono pochi versi, gloria a Dio. Quindi, dal 23 fino a conclusione, appunto il verso 28, dice: 'E non si contamineranno più coi loro idoli, né con le loro abominazioni, né con tutti i loro misfatti, e io li salverò.' Di tutte le loro abitazioni, nelle quali hanno peccato, e li netterò e mi saranno popolo e io sarò loro Dio. E il mio servitore Davide sarà re sopra di loro. Qui sta parlando di Gesù che proviene dal lignaggio davidico. Gloria a Dio, figlio di Isaia. Ed essi tutti avranno un medesimo pastore, il sommo pastore, il gran pastore il gran sacerdote, il sommo sacerdote, che è Gesù il Cristo, gloria a Dio. E cammineranno nelle mie leggi e osserveranno i miei statuti e li metteranno in opera, gloria a Dio. E abiteranno nel paese che io ho dato a Giacobbe, mio servitore, nel quale i padri vostri abitarono e abiteranno in quello essi e i loro figli e i figli dei loro figliuoli in perpetuo, e il mio servitore Davide sarà loro principe in eterno. Ecco qui che mette nero su bianco che si tratta del lignaggio davidico, appunto, il Signore Gesù Cristo. Gloria a Dio. Ed io farò loro un patto di pace, i famosi patti di Dio, quindi entreranno nel settimo patto. Che oggi loro si trovano sono arrivati al sesto patto non sono entrati nel patto conclusivo noi sappiamo che nella scrittura ci sono i sette patti di dio abbiamo fatto un video intitolato i sette patti di dio una delle dottrine più importanti di tutta la scrittura e una delle meno conosciute vi invitiamo a vederlo potete cercarlo nel nostro canale di youtube e farò eh, con loro un patto di pace vi sarà un patto eterno con loro e li stanzierò e li accrescerò. Profezia per il futuro. Questo è un ulteriore passo che dimostra che parla della fine dei tempi. Infatti noi sappiamo che Israele è sempre stato un esiguo, un piccolo, un piccolo numero, perché il Signore nella legge gli disse... Se tu ubbidirai a questa mia eh, parola, tu prospererai e tu crescerai e tu moltiplicherai. Viceversa, viceversa, se non ubbidirai non moltiplicherai, non crescerai, non aumenterai di numero, anzi, andrai in diaspora. E infatti oggi quanti sono gli ebrei? Pensate, gli ebrei in tutto il mondo sono solo 10 milioni. 10 milioni si trovano circa 7 milioni in Israele e 3 milioni in diaspora fuori. Gloria a Dio. Quindi sono veramente pochi, anzi, fino a diversi decenni fa erano ancora di meno. E questa profezia si deve adempiere, dimostrando così che tratta proprio gli ultimi giorni, gli ultimi tempi. Vedete quanti indizi la Scrittura ci dà, gloria a Dio. E li accrescerò e metterò il mio santuario in mezzo di loro in perpetuo. E il mio tabernacolo saprà, eh, sarà appresso di loro e io sarò loro Dio ed essi mi saranno popolo, ripete, Dio ripete molto. E quando Dio ripete significa amen, amen, così sia, così sia. E le genti conosceranno che io sono il Signore che santifico Israele quando il mio santuario sarà in mezzo di loro in perpetuo. Amen. Gloria a Dio. Fino qui la prima parte di questa, di questa seduta che riguarda appunto eh, eh, la delucidazione eh, della profezia che abbiamo appunto trattato di chi riguarda questa profezia, appunto Israele, il tempo storico che riguarda. Adesso passiamo alla seconda parte di questa seduta dove dimostreremo quanto è una aberrazione identificare la Chiesa in questo passaggio, dove appunto si parla di futura restaurazione, di futura vita, ma che oggi non c'è vita in questo, in questo popolo meraviglioso che noi amiamo, noi lo benediciamo, noi preghiamo per gli ebrei, c'è cioè il comandamento di Dio di benedire gli ebrei, noi amiamo gli, gli ebrei, non solo perché lo dobbiamo fare, ma perché ci viene naturale, perché Gesù era ebreo. E come, come si può non, non, non amare il popolo eh, di Dio? Gloria a Dio. È un comandamento di Dio, adesso senza entrare in polemica, ma è un comandamento di Dio. Gloria al Signore. Ebbene, questo popolo oggi non ha, purtroppo, pur essendo popolo di Dio, non ha la vita. Gloria a Dio. Mentre invece la Chiesa non c'entra niente, già come la stiamo mettendo, eh, già riusciamo a far accendere nell'ascoltatore almeno dovrebbe nascere eh, qualche delucidazione nel proprio pensiero. Ebbene, passiamo alla seconda parte della seduta dove appunto eh, tratteremo invece che cos'è la Chiesa e come non può interagire la Chiesa con questo passaggio biblico. Gloria a Dio. Bene, in questa seconda e ultima parte della presente seduta passeremo alle necessarie delucidazioni per dimostrare che la Chiesa di Gesù Cristo non c'entra assolutamente nulla con il passaggio già visitato sito in Ezechiele capitolo 37. Per far ciò vogliamo iniziare con un Salmo, il Salmo 119, che come sanno tutti quanti coloro che conoscono le sacre scritture, si tratta del salmo più lungo di tutta quanta la parola di Dio, ma state tranquilli, non lo leggeremo tutto quanto ci mancherebbe. Solamente vogliamo visionare qualche verso che si trova appunto in questo salmo. Prima di iniziare con le necessarie delucidazioni, vogliamo rappresentarvi una grande verità, ovvero eh, cos'è, cosa... Eh, cosa rappresenta cosa rappresenta questo, questo salmo? Bene, questo salmo è un salmo completamente dedicato alla parola di Dio e quindi a Gesù stesso, perché Gesù è la parola, è la parola fatta carne, che ha abitato un tempo fra di noi, fra gli uomini, e ha portato a termine appunto l'espiazione dei nostri peccati. Così Viene rivelato nel Nuovo Testamento in particolar modo ci riferiamo al capitolo 1 dell'Evangelo di Giovanni. Gloria a Dio! Ebbene, il, ce l'abbiamo qui davanti: questo, 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 questo salmo, gloria a Dio! Bene, vogliamo leggere qualche, qualche verso, in particolare vogliamo iniziare con il verso numero eh, 25, ne leggeremo più di uno. Dei versi siti in questo salmo, il verso 25 dice quanto segue: L'anima mia è attaccata alla polvere, l'anima mia è attaccata alla polvere. Noi siamo stati tirati fuori dalla polvere. Gloria a Dio, siamo stati creati dalla polvere. E poi il Signore ha soffiato quello spirito vivificante che ci ha dato la vita. Gloria a Dio, ma noi siamo polvere e non dobbiamo dimenticarlo. Gloria a Dio. E poi prosegue e dice, vivificami secondo la tua parola. Cari amici, in ascolto, quello che dà vita è lo Spirito, ma non solo, anche la parola, abbiamo letto, che dà vita. D'altronde Gesù è vita, Gesù è la parola. Quindi vivificami secondo la tua parola, ragion per cui chi ha la parola di Dio ha la vita. Chi non ha la parola di Dio non ha la vita. Gloria a Dio. Quindi chi crede alla parola di Dio, chi vive la parola di Dio, quindi chi cammina per la parola di Dio, non chi dice Signore, Signore. È scritto in Matteo che molti in quel giorno eh, diranno noi abbiamo fatto, noi abbiamo profetizzato, altrove dirà il Signore, molti vengono e dicono Signore, Signore, ma non vivono la parola di Dio, ragione per cui il loro Signore, Signore, il loro implorare, il loro pregare, il loro parlare, non porta a un ravvedimento, a una nuova nascita, a una nuova via da seguire, che è l'unica via che ci è stata data ed è la via che Gesù Cristo ha tracciato per noi. E bisogna passare attraverso quella via che appunto inizia dalla croce di Gesù Cristo. Gloria a Dio. E quindi chi ha la parola di Dio ha la vita. Ecco perché oggigiorno... Gli ebrei sono in attesa di questa vita perché hanno lasciato la retta via, hanno lasciato la parola di Dio, che è Gesù Cristo e la parola, non l'hanno più seguita e hanno perso la vita. Ma noi che abbiamo la parola di Dio, abbiamo la vita, gloria a Dio. Un altro verso si trova. Più avanti, ed è in particolare, ci riferiamo al verso 37. Seguiteci con la Sacra Scrittura. Se non avete una Bibbia potete consultare il sito www.laparola.net e vi si trovano diverse revisioni della Bibbia. Noi stiamo utilizzando la vecchia Diodati. Gloria a Dio. Il verso 37 ci dice quanto segue. Storna gli occhi miei che non riguardino a vanità. Cioè, alla presente, eh, noi siamo dei pellegrini in questo mondo, quindi che non riguardino a tutto ciò che si trova in questo mondo, che ti offre il mondo. E poi dice, vivificami nelle tue vie. Chi cammina nella via del Signore, tracciata da Gesù Cristo, e ci viene illustrata attraverso la sua parola, che è questa parola, la Bibbia, avrà vita, sarà vivificato. Gloria a Dio. Proseguendo, nel giungiamo al verso 40, è un passo molto importante, un salmo molto importante. Leggiamo, ecco, io desidero affettuosamente i tuoi comandamenti. Vivificami nella tua giustizia. I comandamenti di Dio, se vengono vissuti, ti fanno seguire la via della giustizia e questa giustizia porta vita perché come è scritto in Romani capitolo 5 giustificati dunque per fede abbiamo pace con il Signore benedetto è il nome del Signore bene eh, tutti coloro che seguono questa parola che hanno questa parola dimorante in se stessi praticamente sono vivificati hanno vita gloria a Dio a un certo punto vogliamo passare a un altro salmo perché non vogliamo leggerlo tutto, il salmo 119, ci mancherete, e vogliamo praticamente arrivare al salmo numero 143. Salmo 143, salmo davidico, il verso numero 11, dove leggiamo. O Signore, Signore la prima parola, dal Signore nasce tutto, Bereshit, principio, creazione del cielo, della terra, del tempo, gloria a Dio, da Dio nasce tutto. O Signore, vivificami per amor del tuo nome. Non dice per le nostre buone opere, non dice perché abbiamo fatto dei pellegrinaggi, siamo andati lì in quella città dove lì appare non so chi. Gloria a Dio, noi siamo salvati per grazia e per amor del proprio nome che Dio ha deciso di donarci la vita. È una grazia alla quale, come già detto, si accede attraverso della fede. Gloria a Dio. E quindi, benedetto il nome santo del Signore, tutto quello che Dio ha fatto non l'ha fatto perché ci era dovuto, perché, perché siamo bravi. No, 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 noi non siamo bravi, noi siamo graziati che è diverso, gloria a Dio, e dobbiamo riconoscere questo. Benedetto è il santo nome del Signore. Vogliamo leggere Giovanni capitolo 6, Giovanni capitolo 6 verso 63, Giovanni 6, 63, dove dice lo Spirito è quel che vivifica la carne, non giova nulla. Se ben ricordate, nei fatti degli Apostoli, nel capitolo numero 2, a un certo punto lo Spirito Santo discese sui 120 e da quel momento, diciamo, nasce, si formalizza la Chiesa e la Chiesa non può nascere senza l'unzione, la pienezza, il battesimo, eh, perché lì ricevettero proprio il battesimo, è dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito vivifica e noi sappiamo che tutti i nati di nuovo hanno lo Spirito, hanno lo Spirito Santo del Signore, da non confondersi con il battesimo dello Spirito Santo. Tutti i nati di nuovo hanno lo Spirito Santo, ma non tutti i nati di nuovo sono battezzati poi nello Spirito Santo. Battezzato significa completamente immerso. Questa è un'altra storia, abbiamo fatto un video, potete visionarlo. Quindi dal momento in cui si nasce di nuovo, si riceve lo Spirito Santo e si è vivificati. La parola nascere di nuovo viene appunto dal termine nascere. Chi nasce acquista cosa? Vita. Non si può essere morti. State cominciando a comprendere? Gloria a Dio. Ma andiamo avanti perché da dire ce n'è tanto. Non ricordate che noi nasciamo in virtù di un nome. Ovvero dell'opera dell espiatrice di Gesù il Cristo. Ricordate, prima di Giovanni, capitolo 5, verso 12. Chi ha Gesù, chi è nato di nuovo a Gesù, ha la vita, non può essere morto. È un'aberrazione. Solo pensarlo. Gloria allo Spirito Santo. Benedetto è il nome del Signore. Ora vogliamo passare, saltiamo, saltiamo per andare in Efesi, capitolo 2, ora andiamo a cercare il verso. Efesi 2, Galati, Efesi. Efesi, Epistola riassuntiva. Efesi 2, verso numero 5. Eccolo qua. Efesi 2, 5. Dice, anche mentre eravamo morti, qui parla di morte, ma morte al passato, perché sta parlando a chi? A chi sta parlando qui? A Israele? Prima stava parlando a Israele. Ma qui a chi sta parlando? Qui Israele non c'entra niente, qui sta parlando alla Chiesa di Gesù Cristo. E l'Apostolo, parlando a nome di Dio, ricorda alla Chiesa che prima, prima di diventare Chiesa non era viva, era morta. Infatti dice, eravamo passato, eravamo o eravate, gloria a Dio, eravamo morti fuori dalla grazia di Dio fuori da Gesù Cristo vi è morte, non vi è vita. Ma una volta entrati nella grazia si nasce di nuovo e si acquista per grazia come dono la vita. Gloria allo Spirito Santo. E quindi mentre eravamo morti nei falli, ci ha vivificati in Cristo. Chi a Cristo è vivificato. Domanda: può la Chiesa essere morta? Deve la Chiesa essere risuscitata? Ma è un'aberrazione, lasciate cioè, stare, prima corinti 15, poi ci arriviamo alla risurrezione dei morti. Quello è un altro discorso. Non confondiamoci: ogni cosa al suo punto. Gloria a Dio. Adesso guardiamo questa parte qui. Quindi, chi a Cristo ha la vita, Gesù è scritto in, eh, dove è scritto in Giovanni capitolo dovrebbe essere capitolo 14 verso 6 andiamo a vedere Giovanni 14 6 la memoria con gli anni se ne va Giovanni 14 6 dovrebbe essere Giovanni 14 6 Gesù gli disse io sono la via la verità e la vita a me gloria a Dio Giovanni 14 6 Dice che Gesù è la via, la vita è la verità. Chi ha Gesù ha la verità. Chi ha Gesù ha la via. La via quale via? La via che porta al Padre. Cosa c'è dove sta il Padre? C'è il paradiso, c'è la vita eterna, c'è Gesù, c'è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. Chi ha Gesù ha tutto questo, chi ha Gesù ha la vita, chi ha Gesù è vivificato. Gloria a Dio. Benedetto è il nome del Signore. Quando noi abbiamo Gesù abbiamo la luce che da Gesù perché voi dirà in Matteo siete la luce del mondo benedetto il nome del Signore luce e vita le piante hanno vita perché c'è luce perché c'è il sole e noi siamo paragonati alle piante agli alberi Zemach dirà nel, nel linguaggio originale il profeta profetizzando appunto la venuta del messia lo chiama Zemach che significa piccola pianticella questo in Isaia Gloria a Dio è importante, è molto importante. Bene, ma vogliamo tornare a Efesini. Efesini capitolo 2 verso 1. Ascoltate quello che dice la Sacra Scrittura. E vi ha risuscitati. Quando? Al futuro? Ma no, sta parlando al passato. Quando siamo nati di nuovo, vi ha risuscitato ancora voi che eravate passato, remoto, passato, eravate morti nei falli e nei peccati. Ma quando si nasce di nuovo, veniamo risuscitati. Quello che sta aspettando il primo popolo di Dio, Israele, sta aspettando di rivivere nuovamente, come disse appunto il Signore, profetizza. Profetizza, rivivete e voi riviverete dice è un linguaggio arcaico riviverete gloria a Dio benedetto il nome del Signore a chi dice voi riviverete agli ebrei e alla Chiesa invece che cosa dice eravate morti nei peccati ma in Cristo Gesù siete stati risuscitati gloria al nome santo del Signore risuscitati Gloria a Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. E... Avevamo detto che Prima Corinti capitolo 15 parla appunto di una risurrezione, ma prima di trattare questo argomento della risurrezione vi vogliamo... Eh... Andiamo a cercare nella parola di Dio per non sbagliarci. Prima Corinti capitolo 15 verso 45. Lo vado a cercare nella, mia, nella parola di Dio verso 45. Eccolo qua. Prima Corinti 15 45 leggiamo. Così ancora è scritto, il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Gloria a Dio. Il primo Adamo era anima vivente, gloria a Dio. Ma l'ultimo Adamo, che è Gesù Cristo, è Spirito. Noi riceviamo lo Spirito di Cristo, e questo Spirito è uno Spirito vivificante, è uno Spirito che dà vita. Benedetto è il nome santo del Santo Signore. Cos così come in Genesi 2,7 il, il Signore formò l'uomo dalla polvere. E gli soffiò nelle nari lo spirito che gli diede la vita. Poi, questa vita, noi sappiamo che la perse perché il Signore stesso disse: Guarda, che se tu pecchi, tu muori. E una volta che entra, entrò la morte nel mondo, entrò, entrò appunto la morte e la vita se ne andò. Non c'era più vita. E quindi bisognava ricevere di nuovo la vita, gloria a Dio. E con la venuta del Messia è venuta la vita, è venuta la luce, è venuta l'eternità, è venuta la pace con il Padre nel nome di Gesù Cristo. Ecco perché il Signore ha detto, voi fino adesso non avete mai pregato nel mio nome, non avete mai chiesto nulla nel mio nome, da adesso in poi ogni volta che voi pregherete dovete pregare al Padre nel mio nome. Altrimenti il Padre non vi ascolterà se noi andiamo nel nome di Padre Pio. Nel nome di Maria o nel nome di Bate la Pesca, Dio neanche ci ascolta, anzi è un abominio. Noi possiamo andare solamente al Padre nel nome di un sol personaggio, ovvero Gesù il Cristo. Fatti degli Apostoli, capitolo 4, verso numero 12. La parola di Dio, quel che abbiamo detto prima, quel che è scritto è scritto. Non importa quello che la gente voglia credere o insegnare. Se non è scritto, se non è biblico, sono favole. Gloria a Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene. In eh, conclusione, vogliamo concludere proprio per eh, eh, non lasciare ombra di dubbio con Efesi. Efesi, capitolo, Efesi capitolo 5. Efesi 5. Il verso è il numero, eccolo qua, numero 14, Efesi 5:14. Ascoltate quello che dice il Signore nella sua santissima parola. Perciò dice, chi lo dice? Dio, risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti risplenderà o ti inonderà di luce, dirà. Altrove, altre versioni. Gloria a Dio. Perciò il Signore ci chiama ad essere vivi, ad essere risuscitati. Ma se qualcuno da caso si è addormentato, ricordate la parabola delle dieci vergini in Matteo, capitolo 25, che a un certo punto si erano addormentate, non sia mai che una cosa del genere possa succedere. Se qualcuno si è addormentato, e non è più vivificato, è grave. La Chiesa è chiamata ad essere viva, risorta in Cristo Gesù. Il Signore dice, risorgi tu che dormi, risorgi dai morti, ricevi la luce di Cristo. La Chiesa ha proprio il comandamento, è scritto in 1 Tessalonicesi 5, non ci ricordiamo il verso, forse il 19. Che dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo, gloria a Dio, ripieni di luce, ripieni di vita, vivificati in Cristo Gesù, perché chi ha Gesù ha la vita, chi ha la vita A Gesù, ha la luce, ha le promesse, ha la parola di Dio, ha la strada dritta, la porta è stretta, ma tutti possono entrare in quella porta, la grazia è davanti a noi. Questa è la verità che spetta a tutti i nati di nuovo. Nato di nuovo, gloria al nome santo del Signore. Il, il battesimo che si impartisce al nato di nuovo, quindi al credente, rappresenta proprio questo. Benedetto è il santo nome del Signore. Come è scritto in Romani, capitolo 6, lo, lo andiamo a cercare nella parola di Dio, Romani 6, Romani 6 parla eh, del battesimo nell'acqua, tra le varie cose. E nel verso 3 è scritto che ignorate voi che noi, tutti, che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte. Quindi, il battesimo nell'acqua, appunto, si fa per immersione, non per aspersione. Quelle sono quattro gocce che lasciamo stare. E poi non si fa neanche ai neonati, gloria a Dio, questo è molto importante. E quindi il battesimo nell'acqua implica un immergerci, baptizo, viene dal greco, dal greco antico baptizo che significa completamente immerso, è tassativo, la, le lingue originali non lasciano ombre, ripetiamo, queste sono traduzioni. Ma se dovessimo tradurre letteralmente il termine baptizo, dovremmo scrivere non battezzati, o battezzato, dovremmo scrivere vengono completamente immersi sotto l'acqua. Questo eh, dovrebbe essere la traduzione, ma se, ci, se, i, se i traduttori si mettessero a, eh, a, a, a tradurre in questo modo, eh, av avremmo un mattone così eh, eh, delle, delle revisioni dei testi originali. E quindi si, va, si, si traduce direttamente battezzare, ma il significato di baptismo significa appunto immergere completamente sotto l'acqua, completamente coperto, gloria a Dio. E quindi quando il credente viene battezzato, viene immerso nell'acqua, quello è, è una simbologia che rappresenta come Cristo è morto a questo mondo, a questa vita, al peccato, anche noi dobbiamo morire a questo mondo, al peccato, gloria a Dio. E poi. E poi prosegue e dice e dice nel verso 4 noi siamo dunque stati con lui seppelliti per il battesimo a morte a ciò che è, siccome cristo è risuscitato infatti non vi è risurrezione se prima non c'è stata una morte e quindi la risurrezione implica questo che prima vi è stata una morte allo stesso modo allo stesso modo, similiantemente, camminiamo noi in novità di vita. Quindi, come Cristo è morto ed è risorto, noi veniamo battezzati e questo simboleggia appunto l'entrare sotto le acque, quindi morire al vecchio uomo per poi risuscitare, essere vivificati. In cosa? In novità di vita. Lo abbiamo letto? Gloria a Dio. In novità di vita è inutile dire io credo. Ah, io credo. Io ah io proprio uh, ho tanta fede io nel Padre e poi non si cammina in novità di vita gloria a Dio Oh ah io prego sì sì io prego io leggo la Bibbia io studio io predico io faccio il pastore sì e poi non cammini in eh, novità di vita Come già detto molti in quel giorno diranno Signore Signore Matteo capitolo 7 noi abbiamo Predicato, fatto miracoli, fatto grandi operazioni. Però il Signore gli rispose: no che non che queste cose sono male, no, no, ma è perché non c'era un cambiamento in loro. Predicavano, insegnavano, pregavano, credevano, ma non vi era stata quella trasformazione che implica la nuova nascita. Gloria a Dio, una novità di vita. Leggete Galati capitolo 5, tanto per farvi un esempio o tutta quanta l'epistola agli Efesi che è un riassunto di tutto quanto il, il nuovo testamento benedetto è il, il nome del Signore e allora a questo punto andiamo a concludere con la presente seduta per non lasciare eh, confusione all'ascoltatore Vogliamo concludere con appunto eh, prima, prima Corinti capitolo, capitolo 15 capitolo 15. Lo andiamo a cercare nella Bibbia, capitolo 15, eccolo qua, verso 22. Verso 22 ci parla. Impero che siccome in Adamo tutti muoiono così in Cristo tutti saranno vivificati. E allora prosegue, dice nel verso 36, pazzo, quel che tu semini non è vivificato se prima non muore. Qui parla della risurrezione dei morti. E allora l'ascoltatore giova giovane, eh, il lettore della parola di Dio giovane, eh, può entrare in conflitto, in confusione, dicendo, bene, eh, eh, caro Alessio, tu hai letto direttamente dalla parola di Dio che eh, i credenti siamo eh, vivificati, che abbiamo vita, che siamo nati di nuovo, che siamo pieni appunto eh, della, eh, della vita di Gesù Cristo e quindi siamo eh, risuscitati, eccetera, eccetera. Ora, come si concilia questo? Che abbiamo visto che è biblico, con quello che è scritto in Prima Corinti 15 che parla invece della risurrezione dei morti. Ma non eravamo già risuscitati. Amen. Noi dal momento in cui nasciamo di nuovo, siamo risuscitati. Prima Corinti, capitolo 15, va letto nel suo contesto, lì sta parlando della risurrezione dei corpi. Dei corpi, l'anima e lo spirito. Quando il, il, il corpo cessa, quindi muore, quindi va a dormire, il, la psicoannichia in teologia no, non esiste. Cioè il sonno delle anime è un'aberrazione. Se tu leggi eh, che, che, che dove stava in Luca, capito, dovrebbe essere capitolo 18, Luca 18, lo vado, lo, andiamo a cercare per non darvi un parametro sbagliato. Luca dovrebbe essere 18. Luca 18, vediamo. Il giudice iniquo. No, non è Luca 18, è Luca 16. Luca 16, dal verso 19 fino al verso numero 31, parla della parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro. Lì il passo è molto chiaro. Quando il credente muore, e anche l'empio, perché lì c'è sia eh, il credente che l'empio, e eh, muore, praticamente il suo corpo cessa e va a riposare, va, va a dormire, per così dire. Ma l'anima e lo spirito non vanno a dormire, continuano a esistere, gloria a Dio. Pertanto chi è in Cristo ha la vita è vivente e se ne va su nel cielo, perché ha, ha la vita. Chi invece non è in Cristo non ha la vita, quindi continua a esistere, ma se ne va giù nel centro della terra e quindi va a soffrire per l'eternità, mentre il corpo se ne va a riposare. Quindi si va a fare un bel sonnellino per così dire. Ma è il corpo, non l'anima e lo spirito. Prima Corinti capitolo 15 parla di questo, della risurrezione, non dell'anima e dello spirito, ma del corpo che si, a sua volta, qui parla del rapimento della Chiesa, si ricongiunge con l'anima e lo spirito. E noi stiamo aspettando questo, che avverrà, si concretizzerà nel rapimento della Chiesa quando la tromba eh, suonerà. Gloria a Dio. Ecco perché è scritto che Gesù è il primogenito dei morti, perché gli altri pur stando alla presenza di Dio, che sono svegli, lodano il Dio, no? ma non sono risorti dai morti con il corpo, è solo l'anima e lo spirito che si trova davanti al Signore. Benedetto è il santo nome del Signore. Mentre invece Gesù è risorto con tutto il corpo primogenito dei morti, è il primo, egli è sempre stato il primo, e anche l'ultimo, il primo e l'ultimo. Il principio è la fede, l'alfa e l'omega, l'aleftav. E tutto si trova qui in mezzo tutto lui è ciò che inizia e ciò che chiude gloria a dio nessuno apre se lui apre nessuno chiude ragione per cui prima corinti capitolo 15 si riferisce benedetto è il nome del signore alla risurrezione dei morti mentre invece per israele la differenza che vi è fra israele e la chiesa è proprio questa che israele Sta aspettando, benedetto è il nome del Signore, di essere eh, risuscitata dai morti. Come è scritto, risvegliati, risvegliati, alzati, Gerusalemme, che hai bevuto il calice, la coppa di stordimento e l'hai succhiata sino in fondo. Questo è scritto in Isaia 51, 17. Ancora in Isaia è scritto, risvegliati, risvegliati. Rivestiti della tua forza, Sion. Mettiti le tue più splendide vesti, Gerusalemme, città santa, poiché da ora in poi non entreranno più in te né il li né l'impuro. Li gloria a Dio! Sempre in Isaia scritto: sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Questo sta aspettando Israele e gli ebrei, ma la Chiesa, gloria a Dio, è vivente in Cristo Gesù, gloria a Dio, noi stiamo aspettando l'ultima tromba, quando il Signore rapirà la sua Chiesa e allora i corpi di quelli che sono morti, gloria a Dio, risusciteranno e quelli che saranno in vita in quel momento saranno trasformati e tutto questo avverrà in un batter d'occhio. Questi sono i giorni che oggi la Chiesa sta vivendo e questa è la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo, ragion per cui attribuire Ezechiele 37 come, come passo per la Chiesa è veramente un'aberrazione. Significa che la Chiesa non è, non è vivente ed è impossibile, perché la Chiesa è figlia di Dio, è la futura sposa dell'agnello ed è vivente. L'agnello non si sposerà con un morto, ma si sposerà con una vivente. Gloria a Dio, con una vivente sposa. Era questa la nostra eh, meditazione. Eh, preghiamo a Dio che, che questa meditazione possa essere di benedizione per le vostre vite. Gloria a Dio. Vi ringraziamo per averci seguito eh, fino qui. E vi salutiamo nell'amore del Signore, augurandovi tutte le benedizioni eh, da parte del nostro amatissimo Signore Salvatore e Dio Gesù il Cristo. Eh, che Dio vi benedica. Shalom. Gloria a Dio.